Il caro bollette è uno dei problemi che in questo 2022 vede famiglie ed imprese affrontare gli aumenti del costo dell'energia, che in alcuni casi ha toccato anche quota del 300%. L'inflazione sembra non arrestarsi. Sul tema rincari, a presentare una mozione a Palazzo del Carmine è stata la consigliera comunale del PD, Annalisa Petitto. Il caro bollette è un problema anche e soprattutto della città di Caltanissetta e dei nisseni, siano essi le famiglie più disagiate, sia i commercianti. Io ritengo che l'amministrazione dovrebbe predisporre delle manovre di bilancio, ovviamente nei termini di legge, intanto pensarci, poi adoperarsi facendo delle manovre di bilancio, stanziando di conseguenza dei fondi a sostegno delle famiglie più disagiate e dei commercianti. E intanto proprio sulla questione crisi energetica il sindaco Gambino dichiara. La guerra energetica che in questo momento stiamo sopportando, perché noi la sopportiamo mentre altri la combattono, ci porterà sicuramente a dei problemi enormi, sia a livello di famiglia, sia a livello di aziende, sia a livello di bilancio comunale. Perché bisogna dirlo con forza, l'aumento delle bollette andranno a incidere su bilanci familiari. Andranno a incidere sulla condotta delle aziende, perché questo è importante, perché se le aziende iniziano a chiudere poi finisce anche il lavoro, ma andranno a incidere sui bilanci comunali, perché io voglio ricordare a tutti quanti che il comune, paga le bollette, giusto per dare il termine giusto, per l'illuminazione pubblica e per il riscaldamento delle scuole e per l'illuminazione all'interno di tutti i locali, che sono di competenza del comune, quindi parliamo di tutte le scuole della città, fino al, quindi escluso le secondarie. Questo per noi sarà un impegno notevole e già da solo si presuppone che sarà per 5 volte più alto rispetto a quello dell'anno scorso, per cui le risorse del bilancio vanno cercate in quella direzione, perché sicuramente sono servizi essenziali che non possono essere né ridotti né interrotti.